Chi non muore si rivede. Ciao amici, bentornati o benvenuti, ma dovrei dire più benvenuti visto la mia assenza di anni su YouTube vero e proprio. Comunque, io sono Alessia in arte Scarlet Beautics e il mio compito è quello di rendervi ogni make-up semplice. Non so neanche se tenere quest'intro, è passato così tanto tempo che voglio cambiare tutto. Comunque, ben ritrovati, ci troviamo qui oggi perché? Perché ho fatto un acquisto pazzo. E l'acquisto pazzo in questione viene ovviamente da Sephora, perché se non vivete sotto un sasso, ho comprato dei prodottini per fare una full face di House Labs e non vedo l'ora di provare tutto perché ho preso delle cose un po' particolari. Come bottino ho preso fondotinta e correttore perché erano forse le cose che mi ispiravano di più, perché se ne parla davvero benissimo. Sono un mix tra skincare e fondotinta, performano molto bene, quindi ero proprio in hype per provare soprattutto questi, quindi dovevo averli. Poi ho preso questa crème pigmentée nella colorazione ovviamente silver. Tra l'altro questa ha un sacco di colorazioni che vengono usate come blush, quindi voglio proprio vedere come l'andrò ad utilizzare. Poi ho preso questo illuminante che forse è il mio pezzo preferito, il pack è qualcosa di mega galattico, in questa colorazione ghiaccio praticamente, bellissima. E infine ho preso questo lip glaze che è in questa tonalità cioccolatosa, che secondo me tanta roba, ma direi di iniziare subito con la base perché mi sono dilungata anche troppo nelle chiacchiere, quindi cominciamo. Lo agitiamo bene e lo apriamo come si apre. Comunque il pack è veramente stupendo, io non voglio essere di parte, ma so già che sarò di parte. Lo vado a stendere sempre sul palmo della mano. Spero veramente che la colorazione sia adeguata. E poi lo vado a prelevare con il mio amato pennello da fondotinta di Nabla. E già percepisco grandi cose. Allora, non ha particolare odore quando l'hanno usate, quanto quando lo stendete, perché è praticamente un odore che definirei tipo lussuoso. Non lo so, molto leggero, comunque impercettibile quasi, quindi per chi non ama i profumi, punto. Io devo dire che per quanto riguarda i fondotinta non mi interessa molto se profumano o meno, tanto sono fondotinta. Ci sono i profumi per profumare, quindi. Bene, direi di fare un lato. Forse ho preso una tonalità un po' chiarina, però non importa. Questo fondotinta promette di dare un effetto seconda pelle quasi impercettibile. La coprenza la vedo media, media leggera, però è modulabile e decisamente ho sbagliato colore. Che bello! Costa solo un rene. Dire che il finish mi piace tantissimo. Andrò a comprare una tonalità nettamente più scura, così ci faccio i miei match inverno, primavera, estate, estate inoltrata. Però, cioè, guardate la luminosità, è bellissimo. Veramente bello, 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 bello. Ok, caspita a parte, devo dire che il finish mi piace molto, ma io non temo nulla e so che potrò sistemare le cose, quindi non mi preoccupo tanto della tonalità. Comunque, adesso andiamo con il nostro correttore e vediamo cosa ci combina.
Ok, forse è più scuro il correttore del fondotinta. Brava Alessia, ce la puoi fare. Non parlo, anche perché questo ordine mi è costato la bellezza di 179 euro, quindi, grandi rimorsi, grandi rimorsi. Me la metto anche un po' qui, un po' qui, un po' qui e un po' qui. Dai, schiariamo, illuminiamo l'illuminabile, cioè sono quanto lo sfondo a momenti. Boh, vabbè, non importa. E adesso vado a stendere sempre con lo stesso pennello del fondotinta, prima le parti che mi interessa meno schiarire, così che lascio marinare bene le occhiaie. Comunque è come si fondono tra di loro, pazzesco. Cioè, vorrei proprio vedere come performa un altro correttore con questo fondotinta, perché non vorrei dire, ma secondo me è il fondotinta che fa proprio miscelare bene i prodotti. Comunque, adesso vado con l'occhiaia. Comunque adesso vado a fare contour, metto un po' di blush perché quelli lì non li ho comprati e poi torno da voi e vediamo se ho risolto o meno la situazione. Spero di sì. La situazione è stata risolta. È ancora un filo troppo chiaro, però vabbè, che vi devo dire? Allora, come effetto e texture mi piace tantissimo. È bellissimo. Guardate il finish che dà, è super luminoso. Io adesso l'ho settato con della cipria, però rimane comunque molto luminoso, cosa che a me piace. Ovviamente sono andata con una leggera passata di cipria perché io abbondo solo nel contorno occhi, poi sul resto, che comunque non tende a lucidarsi troppo, mi piace stare molto leggera per avere questo effetto glow. Nulla toglie che potete morarvi di cipria e rimane lì. E appunto nel contorno occhi ho messo cipria abbondante e si è settato perfettamente. E nulla, per la base devo dire top, ma adesso direi di provare questo pigmento in crema perché sono molto curiosa. Allora, io per non saperne leggere né scrivere. Non so se lo vedete, ma è quasi un tortora. Scusate, ma ho messo blush, cose, tutto sul palmo della mano. Bello, pensavo fosse un silver, invece è un tortora. Quindi adesso me lo vado a sbattere sulla palpebra, così. Così. Vediamo come si comporta. Wow! Che meraviglia! Che meraviglia! No, è bellissimo questo colore. Ci vado prepotentemente perché pensavo fosse un silver proprio freddo, invece c'ha qualcosa di tortora, qualcosa di dorato, ma è fenomenale. E vorrei fare un reverse cut eye con un marrone proprio freddissimo. Così da dare proprio spazio al tutto. Spero che si setti anche bene, perché questi prodotti in crema mi preoccupano non poco. Comunque, noi lo lasciamo asciugare e andiamo a fare l'altro occhio nel frattempo. Ma io me lo porto fino alle sopracciglia, ma che me frega, ma che me frega, ma che me frega. Bella bagnata. Ho una paura folle che vada nelle pieghe, ma folle. Andrò ad utilizzare questo matitone che non è suo, ma è di Nabla, però dovevo dare struttura a questo make-up. Non so di preciso se c'era la matita color marrone freddo, penso di sì. Comunque, ad ogni modo, non l'ho comprata perché volevo qualcosa di particolare in realtà, a parte la base che volevo a tutti i costi. Inizio a farmi la struttura di questo reverse cut eye con queste sempre una alla volta perché sennò si settano e non le spostate più. Adesso che ho fatto la mia base di matitone, vado a sfumare il tutto con un ombretto marrone, così da fissare anche, e vado proprio abbondantemente sotto l'occhiaia.
Direi che adesso mi metto un bel paio di cigliozze finte e nel mentre, allora, toccandolo si sta settando, ma io non sono proprio certa che durante la giornata non vi andrà a finire nelle pieghe, quindi non lo so. Comunque continuiamo il nostro trucco e vediamo a fine trucco come si è comportato. Poi magari vi farò sapere più avanti come ha retto dopo tante ore, perché secondo me sì, si setta, però non lo so, credo che possa andare a finire nelle pieghe a lungo andare. Questo è il look occhi, devo dire che non mi dispiace per niente. Il prodotto non è andato nella piega, quindi fino ad ora devo promuoverlo, anche se rimangono le mie perplessità e paure nel corso della giornata, però ad ora, nonostante abbia fatto un trucco e sia stata un bel po' di tempo con gli occhi aperti, non è andato nelle pieghe. Comunque è un prodotto multiuso che potete usare come illuminante sulle labbra, eccetera, quindi non ve lo sconsiglio, ma direi di passare a questa lip glaze. Allora, voglio prima metterla senza matita per vedere effettivamente che colore ha, perché ho paura che se ci metto una matita scura poi il colore non è molto veritiero, ed è nella colorazione Praline. Non ha odore. Ok, questa forse me l'aspettavo un po' più pigmentata, ma effettivamente è un gloss, quindi è proprio questo color caramello. Però adesso così questa combo non ha molto senso, quindi giusto per farvi vedere la resa del colore è questo, ma adesso me lo tolgo e vado a mettere una matita marrone e poi vado a riempire il centro delle labbra. Vado a contornarmi le labbra con la stessa matita degli occhi, che sarebbe la Cupid Zero Brown. Vado a sfumarla un po' con le dita e direi che ci riapplichiamo questo lip glaze che secondo me con questa combo amici miei, cosa vi devo dire? Che avevo ragione, come sempre. Andiamo a terminare questo look con questo illuminante spazio-temporale. Bellissimo e sottilissimo. Forse va un po' in contrasto con questo pigmento, perché pensavo fosse silver appunto, invece è tortora dorato. Però stica, 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 che ci frega a noi, che ci frega. Bellissimo. Questo illuminante è meraviglioso. Cioè, questo. Subito, subito nel carrello. Nulla, questa è la full face terminata. Devo dire, sono molto soddisfatta dei prodotti. Sicuramente vorrò provare quei liquid lipstick vinilici o altri prodottini, il blush, la cipria. Ma faccio riprendere un attimo il mio portafoglio, perché sennò qua sono mazzate da tutte le parti. Devo dire che mi è piaciuto tutto. La base mi piace tantissimo. E devo dire che col tempo ha un po' ossidato, o no? Sbaglio? Sbaglio? A me sembra un po' ossidata, che sia mesciata con il collo, poi non lo so, fatemi sapere voi. Illuminante bellissimo. Il lip glaze carino, senza infamia e senza lode, nel senso bello, però sicuramente trovate qualcosa di simile a prezzi molto ridotti. Questo pigmento devo dire che è molto interessante anche da mettere come illuminante sulle labbra, molto interessante. Ripeto, ad ora non è andato nelle pieghe, quindi top.
però magari vi farò sapere più avanti se durante le ore poi è andato a finire nelle pieghe. E nulla, amici, grazie per avermi tenuto compagnia e mi raccomando, attivate la campanella, seguitemi se vi va e anche sugli altri social, ve li lascio da qualche parte. E vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.